Prossimi passi sono martedì in Consiglio regionale una mia informativa e la richiesta al Consiglio regionale di procedere rapidamente alla definizione di una mozione che mette in moto la procedura che mi consentirà poi di andare a trattare con il Governo. Penso 15 giorni, bisognerà sentire gli enti locali, bisognerà sentire tutti gli stakeholders della Regione Lombardia e se il Consiglio regionale in 15 giorni fa tutto ciò potremo partire con la richiesta formale di incontro con il governo. Questo voto non è in contrasto con il progetto nazionale, anche se qualcuno l'ha inteso come il referendum per Lombardia e Veneto mette in difficoltà lo sviluppo della Lega al Sud. Non è così, perché nel nostro quesito c'è scritto nel quadro dell'unità nazionale. L'ho sentito naturalmente Matteo Salvini, ci vedremo già domani per voglio illustrargli i prossimi passi che farò e avere il sostegno, il supporto anche ovviamente della componente politica che mi sostiene. È una pagina storica, Presidente, questa? Io spero di sì, perché davvero possiamo scrivere una pagina nuova che non è mai stata applicata in Italia, cioè il regionalismo differenziato. Le regioni che vogliono possono avere più poteri, più competenze e parliamo per esempio della competenza sulla, che mi interessa particolarmente, coordinamento del sistema tributario, che per me vuol dire occuparmi anche delle tasse, delle imposte che vanno a Roma, non di competenza della regione, oppure previdenza complementare integrativa, che vuol dire rimediare i danni della legge Fornero, eccetera, eccetera. Quindi davvero può essere l'inizio di un percorso, non dico rivoluzionario, ma di grande riforma del sistema istituzionale italiano.